Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Storie di tutti i giorni, l'Italia raccontata dagli italiani. Oggi parleremo di un argomento molto particolare. È delicato, direi, uno di quelli che da sempre fanno discusse e spesso finiscono nelle aule di tribunale, il cartomante. Abbiamo con noi un ospite che ci spiegherà l'arte della divinazione attraverso le carte, i tarocchi, come funziona, chi si rivolge abitualmente al cartomante e come distinguere un truffatore da un professionista serio. Ricordo che chi fa il cartomante è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e ha una partita IVA, pertanto è una professione che, sebbene molto discussa, è pur sempre riconosciuta. È con noi Marco Barsotti, toscano, studioso di esoterismo e prossimo alla professione di cartomante. Ecco, buona sera, buonasera a trasmissione. Buonasera, piacere, buonasera Francesco. È un piacere, eh, naturalmente, averla con noi a parlare di questo argomento molto serio e delicato ci cioè saremmo subissati di critica, ma siamo abituati. Tra l'altro credo che sia un argomento che va affrontato e poi si nascondono tante cose dietro, dietro questa professione, che ci piacciono, insomma è una professione antica, se non ero risale al 7, 800, 600, adesso non ricordo bene, eh, non è da ieri, insomma è anche molto diffusa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Intanto Marco, io la prima domanda che abitualmente faccio ai miei ospiti è quella di presentarsi, ecco chi è Marco Barsutti? Allora, Marco Barzotti è uno, un ex grafico, tanto per cominciare, che eh, in questo momento si sta avviando alla professione di cartomante perché sta facendo di quello che era un hobby un, un lavoro. Quindi si sta avviando proprio ad essere una persona che regolarizzerà la sua posizione perché ha scoperto, eh, dopo 20 anni di pratica, diciamo, a livello hobbyistico, eh, ha comunque compreso di poter se non aiutare, perché è un termine molto forte, comunque indicare la via alle persone tramite le carte. E quindi eh, questo fatto capire, mi ha fatto capire che, che forse la cartomanzia doveva essere quasi una sorta di mission che, che potevo portare avanti nella mia vita. Una, una mission che è stata fino ad ora un percorso parallelo ripeto a livello molto a livello obbistico poi sfociato nel canale youtube della lucerna di Kronos che sta dando grandi soddisfazioni ed è proprio il riscontro positivo trovato sul mio canale che ha eh, che mi ha convinto ad avviarmi alla professione di cartomante Marco eh, giusto per fare capire poi ai nostri telespettatori, ecco in cosa consiste il mondo dell'esoterismo e quello della cartomanzia. E in cosa differiscono poi questi due mondi dell'occulto? Allora, bisogna fare un distinguo. L'esoterismo è un concetto e eh, concerne degli insegnamenti, insegnamenti che per loro natura vengono detti esoterici, quindi nascosti, o comunque di natura iniziatica, cioè non riservati. Alla, alla gran parte dei, dei praticanti finché questi non hanno fatto un particolare step, un particolare percorso. Quindi, l'esoterismo è un concetto: una, può essere un corpus di dottrine, come può essere l'ermetismo, può essere mh, alcune, alcune frange dell'occultismo. Okay. La cartomanzia, invece, è, eh, è divinazione, quindi, fa parte dell'insegnamento esoterico perché comunque il tarocco ha una sua natura esoterica e anche una sua natura esoterica, cioè palese, quindi ha una natura un po' più profonda, un po' più eh, occulta, fra virgolette, che è poi quella che consente di, di fare la divinazione e ha una mh, parte esoterica che è quella storica, artistica, simbolica, eh, che è altrettanto bella e ricca. Eh, mi preme anche dire una cosa molto bella, proprio per riagganciarmi all'inizio, eh, quando dice ci potremo avere delle critiche. È anche possibile che abbiamo delle critiche, ma ricordiamo che il tarocco eh, nasce, la carta, la carta da gioco nasce nel... Nel, nel, nel vicino, vicino Antico Oriente, e poi i, i primi naibi vengono portati a Viterbo, e poi nascono i mazzi storici nella, nel centro-nord Italia, Visconti Sforza, Visconti Modrone. Quando si parla di tarocco, si parla di un meraviglioso esempio di made in Italy che ha conquistato il mondo da, da secoli. Quindi eh, c'è anche questo aspetto, che è quello esoterico, ripeto. Quindi il tarocco è più una via, un, un insegnamento filosofico, una praxis filosofica, piuttosto che un dettame esoterico. Ci racconti come mai ha deciso di trasformare questo suo hobby in professione? Ecco, cos'è che la spinta, e qual è stata anche la spinta, penso anche emotiva, anche, per iniziare una simile, una simile professione? Allora, la spinta è stata questa, la mia vita è cambiata negli ultimi due o tre anni in seguito a vari eventi che ora non sto a raccontare e mi ha fatto capire quanto sia importante eh, vivere bene con se stessi, coltivare quelle che sono le proprie passioni, eh, coltivare quella che è il proprio credo e soprattutto non eh, considerare quella che è la propria vocazione. Eh, minore rispetto a quello che poi è il proprio percorso di vita. Quindi, comunque, l'assecondare ciò che si sente veramente e il cavalcare è anche la possibilità data da ciò che si sente veramente. Pur fra mille timori, ripeto, ho aperto questo canale YouTube dicendo: Va, va bene, provo, vediamo al massimo, non avrò seguito. Invece, seguito l'ho avuto e mi ha fatto capire che quando si fa una, una cosa con amore, con passione, con convinzione, quando si crede in noi stessi, eh, l'universo alla fine ci spalanca quelle che sono mille possibilità. Quest'intervista è una di queste. Alla fine, io mai un anno fa avrei immaginato di poter parlare in televisione di una cosa così bella e importante come è il tarocco. Quindi, eh, di conseguenza, fondamentalmente, potrei dire, sintetizzando, che la scelta di trasformare un hobby in professione dopo un periodo di rodaggio che eh, si concluderà probabilmente dopo le ferie perché poi le pratiche andranno fatte tutte, ora agosto chiudono tutti, eh, diciamo è, è stata la riscoperta di me stesso, della mia dimensione e devo dire che mi ha portato tanto perché mi ha portato per esempio anche ad approfondire in maniera molto 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 forte eh, lo studio sul simbolismo che già io avevo, mh, già facevo studi di simbolismo fino a, a, ad aprirmi anche altre, altre vie di realizzazione, come la scrittura di un libro che verrà editato fra settembre, ottobre più o meno, che riguarda proprio la, la, una persona che ha canalizzato un linguaggio simbolico. Quindi ecco, diciamo che il tarocco alla fine è più che eh, diventare una professione per me, per un iter formativo, per un iter di realizzazione di vita. È stato un, un dono per riscoprire me stesso e per proporre la mia conoscenza agli altri, e questo alla fine ha fatto sì che tutto si, si avviasse con una naturalezza veramente, veramente eh, lineare. Ecco. Come funziona esattamente l'interpretazione dei tarocchi? Allora, l'interpretazione dei tarocchi funziona in una maniera molto semplice, ma allo stesso tempo molto complessa. Come detto, i tarocchi sono simboli. In realtà si dovrebbe parlare di archetipi. Noi sappiamo, anche grazie a, alle intuizioni di Carl Gustav Jung, che gli archetipi sono presenti a livello collettivo, il famoso inconscio collettivo, e che noi, volenti o nolenti, ci dialoghiamo. Ecco. Quelli del tarocco sono archetipi. La morte non è la morte, è l'archetipo della morte, la trasformazione data dalla morte. Il Papa non è il Papa de facto, è il sommo sacerdote, è l'uomo connesso, il magista pienamente realizzato. Ora, il dialogo con questi archetipi si fonda sulla nostra empatia, sul nostro sentire, ma anche sul nostro bagaglio formativo, eh, formativo il nostro bagaglio culturale. E quindi di conseguenza la codificazione che noi stessi diamo a questi archetipi ci mette in condizione di instaurarci un dialogo. Eh, il, il cartomante è poi, fra virgolette, io spero di non offendere nessun collega dicendo così: è poi colui che, eh, diciamo, come uno strumento, si presta all'estrazione delle carte eh, facendo in modo che l'energia di questi archetipi, l'antichità, la presenza, la loro, mh, la loro presenza appunto a livello inconscio, che per comodità potremmo dire appunto energia di questi archetipi, eh, riesca a dialogare con l'energia del consultante. Per questo un buon cartomante deve essere empatico, in questo modo il consultante riesce a connettersi, usiamo questa parola. Un po' più appartenente al mondo esoterico, direttamente con gli archetipi a dialogarci e quindi di conseguenza a eh, canonizzare, a, a cercare, a creare delle risposte. Ora il bello è che queste risposte, proprio in virtù del dialogo che una persona ha con gli archetipi, eh, sono già presenti in noi. E questo riguarda anche eh, la famosa lettura del futuro, alla fine. Le mille possibilità, le mille potenzialità e i sentieri che, che noi e il mondo circostante percorreremo, fondamentalmente a livello intuitivo, le sappiamo già. Io sto leggendo un meraviglioso eh, saggio di Carlo Rovelli, che parla del tempo. Lui, a un certo punto, dice: La fisica ha dimostrato che esiste solo l'adesso, non esiste il futuro, non esiste il passato, quindi tecnicamente c'è tutto ora. Ora io lo sentitizzo molto, però effettivamente lui dice una cosa del genere. Ecco, il mestiere del cartomante, lo strumento cartomante riesce a far dialogare gli archetipi del tarocco con l'energia del consultante perché questo adesso scopre spiragli sulle varie possibilità di realizzazione dei sentieri. È molto importante per questo che il consultante, e qui entra in gioco il cartomante, perché se no uno mi dice ma il cartomante a che serve? È molto importante che il consultante sia in uno stato d'animo di, di quiete, quindi in grado di dialogare sinceramente con se stesso e soprattutto che sia sincero con se stesso, ovvero non sia viziato da aspettative, non sia viziato da, da menzogne, non sia viziato menzogne che si racconta, noi ci raccontiamo tante bugie. Quindi il cartomante riesce a fare il lavoro obiettivo, fra virgolette, eh, riuscendo a... A, a trovare i simboli che maggiormente vibrano con l'energia del consultante. L'ho spiegato usando, eh, fondendo un po' di terminologia esoterica con quella che è un po' di, di terminologia parascientifica, perché eh, scientifica mi sembra un po' troppo grossa. Spero che si sia compreso, però più o meno che questo è il processo. Ecco, adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, riprendiamo fra qualche minuto. Siamo nuovamente collegati con Marco Barsotti, cartomante, che ci sta spiegando il mondo delle carte, il mondo di questa divinazione tanto criticata, ma tal quale tante persone, nonostante le critiche, continuano a rivolgersi. Ecco Marco, io ho una curiosità da, da chiederle, non è una curiosità tutta mia, ma penso poi che anche i nostri telespettatori abbiano in qualche modo la stessa curiosità. Le immagini dei tarocchi, abbiamo visto che ci sono numerosissime immagini, le stesse immagini possono avere interpretazioni diverse a secondo del cartomante oppure hanno un significato ed è quello? Cioè, un, che ne so, una torre è la torre e ha quel significato, un carro ha quel significato. Le chiedo, è possibile che un altro cartomante possa dare un'interpretazione diversa dalla sua? Allora, è una domanda molto bella questa e, e onestamente ci speravo che fosse fatta una domanda del genere. Dunque, il cartomante assertivo, il cartomante da manuale, quello che prende i tre significati in croce e costruisce una lettura, è sicuramente una persona che probabilmente ha anche la volontà di diventare eh, molto bravo, ma che non ha capito com'è il tarocco. Proprio perché il tarocco ha, in quanto archetipo ha una pluralità di significati. È come l'area semantica di un concetto. Faccio un esempio. Lei ha parlato della torre. La torre è una carta che spaventa i consultanti. C'è questa torre con questa, eh, con questa cima distrutta da un fulmine, le persone cadono, eh, la, la, la grandine intorno, l'ira divina, la folgore. La torre è spaventosa. No, non è vero. La torre è uno shock. Che cos'è uno shock? Uno shock può essere una caduta, cado, mi faccio male, mi faccio uno shock. Uno shock può essere un improvviso cambiamento di vita, mi, mi licenziano, sono costretto a trovarmi un altro lavoro. Ma una, una vincita al gratta vinci non è forse uno shock? Un colpo di fulmine non è forse uno shock? Quindi... Il tarocco, in quanto archetipo, ha una pluralità di significati. Il carro può rappresentare la formazione dell'io, quindi il carattere che cresce, che si rafforza, che diventa più determinato, ma può rappresentare anche la, eh, la, come si dice, il far carriera lavorativa. Qui, proprio per un'assonanza che poco c'entra, credo, a livello etimologico, carro-carriera, però effettivamente rappresenta anche la carriera, così come può rappresentare il classico amante eh, che può essere il terzo in un triangolo. Ecco, questo non solo a seconda del cartomante cambia l'interpretazione, ma cambia anche a seconda della stesa e della domanda, ovvero se io una domanda che riguarda il lavoro e mi esce l'innamorato, io non potrò dire al mio consultante, guarda, in realtà ti, eh, tu, eh, tempo, due mesi ti sposi. No, l'innamorato, come tutti gli arti archetipi, ha una pluralità di significati veramente forte, da quelli più eh, classici, quindi la classica, eh, il classico essere indecisi fra più persone, a quelli un pochino più metafisici, come può essere un bivio della vita da dover... Da dover percorrere, dalla quale ci si trova e non si sa da che parte andare, fino a quelli addirittura filosofici in cui si parla di due differenti tipo, tipi di amore, un po' riprendendo anche eh, i due differenti tipi di amore eh, cantati, da, cantati scritti da, da Platone Nel Simposio, quindi quello più mistico e quello più terreno. Ecco in quanto archetipo il tarocco ha proprio questa pluralità di significati ed è giusto che ce l'abbia, ripeto, un cartomante troppo assertivo eh, non è non darà mai una lettura completa e non darà mai un valido aiuto al consultante. Il diavolo non è sempre il diavolo. Il diavolo può rappresentare l'entrata di denaro può rappresentare una persona seducente, può rappresentare un qualcuno dotato di una forte carica magnetica che si eh, esprime poi in una frenetica uh, attività che gli permette di, di, di essere comunque un leader, così come in una bellezza che magari gli permette di essere un rubacuori o una rubacuori. Quindi ecco, eh, questa, questa domanda mi, mi fa molto piacere perché eh, proprio in virtù... Di, questa, di, questa melufli, di questo essere un po' mellifluo, di questo essere una, una, una piana semantica che, che il, il tarocco funziona, perché essendo un archetipo ha un linguaggio che non si può costringere in poche parole. Quindi possiamo anche dire che qualunque immagine poi vada interpretata anche in base a quelle che sono le altre carte vicine, questo è questo il senso, Marco? Assolutamente sì, una continuità c'è cioè un, un bravissimo cartomante, deve essere anche in grado di capire come evolve una stesa. Quindi, come eh, a, al seguire di una carta eh, un'altra si pone a formare una, una sorta di canovaccio su cui poi costruire la risposta. Per questo motivo esistono un sacco di stese, e posso dire che in 20 anni di attività avendo raccolto anche una mole considerevole di documentazione anche le stese che sono state eh, create a livello intuitivo dai curatori dei manuali o da persone che hanno scritto libri eh, vanno sempre più verso un'interpretazione molto libera molto creativa che dà ragione del, del, dell'ampio significato del tarocco e quindi di conseguenza ehm, su questo aspetto ci stiamo evolvendo molto bene. Faccio un esempio per dire un bagatto che è la carta numero uno che mi rappresenta un nuovo inizio, mi rappresenta la manipolazione della materia, mi rappresenta eh, il, eh, la capacità comunque di, di parlare, di sapersi proporre al pubblico assieme a una carta come l'imperatore può rappresentare una persona che eh, ottiene l'imperatore faccio anche questo, dico anche questo, l'imperatore può significare il co creare con la volontà, ma anche la stabilità o comunque il eh, pensare molto a un qualcosa che si vuole realizzare, se non addirittura su altri piani la patria potestà o comunque un eh, imprenditore che ci offre un posto di lavoro, eccetera eccetera. Ecco, un bagattello con un imperatore per dire può rappresentare una persona che riesce a proporsi un'azienda e riesce a farsi assumere quindi il discorso del cercare lavoro e sta al cartomante riuscire ad interpretare il, il, se, il seguire delle carte a vedere il canovaccio più o meno su cui eh, queste sono state eh, su cui eh, mh, queste sono state messe che, che è poi lo schema di lettura e lì poi andare a lavorare per rispondere alla domanda proprio unendo il senso di una carta a seguito all'altro. Anche perché io, spesso e volentieri, quando le persone mi chiedono come si fa a leggere i tarocchi e mi chiedono: ma io non so fare le associazioni, io dico sempre: guarda, le associazioni sono le cose peggiori per leggere il tarocco. Perché tanto io potrò darti anche tutte le associazioni che io ho raccolto in venti anni. E tu fai la prima stesa ti esce un altro problema che a me non è mai uscito e nei miei appunti non ce la trovi devi sommare proprio come dicevo come se fosse un canovaccio il ruolo di questo attore il ruolo di quest'attore il ruolo di quest'attore e scrivere la rappresentazione non è sicuramente cosa semplice pertanto ti chiedo le chiedo mi scusi è, è un dono quello di fare il calzomante, oppure è una qualità che si acquisisce col tempo, con la pratica, con l'esperienza. Anche in questo ah. caso spero di non offendere nessuno, ma è un dono. Eh, non perché ci siano doni mistici eh, tramandati da gente che poi magari ci sono anche perché magari uno che gli ha insegnato la nonna, è chiaro, è che ce l'ha tramandato eccetera eccetera quanto perché bisogna avere caratterialmente alcune peculiarità che sono una forte empatia ma anche una capacità di tenerla a freno questa empatia quindi la capacità di eh, veicolare il potenziale di questa empatia pur non facendosi coinvolgere troppo quindi mantenendo comunque uno sguardo lucido e distaccato rispetto al problema del consultante non tutto nascono con queste qualità non tutti riescono a sviluppare queste qualità per indole caratteriale per percorso formativo eh, per qualsiasi motivo quindi di conseguenza non tutti sono adatti alla lettura del tarocco ora bisogna anche avere una propensione secondo me a a voler sempre comunque conoscere indagare io ho una grandissima biblioteca e ho riscontrato molta eh, della filosofia presente nel tarocco, tant'è vero che poi il tarocco eh, nasce nel Rinascimento, viene canonizzato definitivamente nel Rinascimento, quindi figuriamoci se non c'è tutto il neoplatonismo, tutto l'aristotelismo anche dentro e c'è. Quindi bisogna anche avere un bagaglio culturale che sicuramente, eh, se non è proprio da accademico, comunque si eleva un tantino sopra la media. Ecco, queste sono qualità che non tutti hanno, ripeto, per indole caratteriale, per mancanza di mezzi, anche perché io eh, parlo bene, perché sono, sono figlio di un libraio, quindi eh, mio padre mi ha abituato a, a, ai libri da quando ero bambino e, e a me piacevano, quindi figurarsi, erano il mio. E, e quindi di conseguenza è un dono, non inteso come lo intenderebbe lo stregone di turno, quindi è un dono dato dagli dèi, dalle energie. Da, ma un dono che si ha proprio per come siamo noi, Marco. In tutta franchezza, come lo chiamerebbe lei questo dono? Okay. Eh, curiosità, curiosità, perché la curiosità è quella che fa crescere, è quella che, che aiuta a voler indagare il mondo, che aiuta a voler capire sempre di più, ad aver approfondire. Io velocemente voglio fare accenno a, alla mia esperienza, proprio al mio canale YouTube della Lucerna di Cronos, il cui nome viene da, da un episodio molto simpatico che è successo l'anno scorso. Però in realtà a me una collega aveva detto anni fa, guarda, tu diventerai l'eremita e lì comincerai a realizzarti. E io rimanevo un po' perplesso. Eh, però poi ho scoperto, grazie anche comunque a ricerche, il senso più profondo dell'eremita, che era una carta che non mi risuonava tantissimo inizialmente, e ho capito che fonda fondamentalmente era quella che più si addiceva al mio percorso di ricerca. E quindi come lo chiamerei questo dono? Lo chiamerei semplicemente curiosità, curiosità di crescere, curiosità di guardare il mondo, curiosità di capire, curiosità anche di capire l'uomo, perché capire gli archetipi, capire eh, gli archetipi del, 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 della mente umana è anche capire l'uomo. Faccio un esempio, io sto portando avanti anche eh, altri sentieri paralleli, di cui uno è la decifrazione di alcuni simboli legati alla magia. Ecco, questo mi ha spinto a chiedermi eh, se non fosse necessario indagare un po' di neurolinguistica, quindi il motivo per cui il nostro cervello sceglie determinate parole più che altre, o sceglie determinate intonazioni più che altre. Ecco, è tutta curiosità, è fame di sapere, è sapienza. Gnosi forse per dirlo in una maniera un pochino ampia, un pochino ampollosa, ma a me essere ampolloso non piace, io mi sono sempre definito il pierino dell'occultismo, perché comunque alla fine essere maestri è sempre troppo rischioso, io preferisco stare all'ultimo banco e magari ogni tanto andare anche dietro la lavagna. Quindi, il, come, ripeto, come lo definirei? Curiosità, curiosità, volontà di scoprire, voglia di sapere. Io, mi viene una domanda che cioè, ci faranno la gran parte di quelli che ci vedono, naturalmente, poi c'è sempre sta, la diffidenza. Nel terzo millennio, Marco, possiamo ancora credere nella cartomanzia e se sì, perché dovremmo dar fiducia alla cartomanzia? Dovremmo credere alla, alla cartomanzia perché la cartomanzia, allora all la risposta è ovviamente sì. Dovremmo credere alla cartomanzia perché la cartomanzia in un momento come questo ci può dare una, una valida via di realizzazione, di autorealizzazione a livello spirituale. E noi ne abbiamo bisogno perché il nostro mondo si è disconnesso da quello che è non tanto un Dio metafisico lontano, eh, avverso a un demonio, anche lui metafisico e lontano, eh, nei quali proiettiamo... Il bene e il male, come se fossero genitori che ci danno i, la paghetta se siamo stati buoni o cattivi, quanto perché eh, noi stessi ci sono, ci sono nella nostra società eh, molte, molte cose, molti conflitti irrisolti, molte cose che non abbiamo risolto, molti eh, piccoli, grandi traumi, molte eh, piccole, grandi paure irrazionali. Molte, insomma, ci sono molti sentieri che abbiamo scelto di non percorrere eh, come, come società, quindi di non evolvere lungo quei sentieri e che però rappresentano una valida, validissima eh, strada, una, dei validissimi sentieri per la realizzazione spirituale. Quindi la realizzazione spirituale vuol dire anche realizzazione fisica. A me piace dire ai miei, nei miei interattivi piace dire io la pagnotta spirituale non l'ho mai vista sul tavolo di nessuno ed è la verità però è anche vero che senza una centratura interna senza una connessione col circostante senza essere noi stessi quell'omino che ci portiamo sull'euro vitruvia cioè l'uomo al centro del nostro microcosmo senza essere noi stessi centrati non andiamo da nessuna parte quindi la nostra dimensione Animica, chiamiamola animica, intellettuale, spirituale, è importantissima da coltivare. E ad oggi, visto che eh, molte scuole di pensiero sono comunque eh, cadute di fronte a, a quelle che sono le, le loro storie, magari tormentate, o anche altre di fronte a scoperte scientifiche, per carità, o addirittura se non a, alla a diverse istanze delle persone che magari hanno trasceso certi modi di approcciarsi alla spiritualità, il tarocco, che è una via che io potrei definire anche liminale, una metà fra, fra la spiritualità, la filosofia, eh, il simbolismo, eh, si, si pone quale un valido strumento per riuscire ad orientarci e quindi di conseguenza a, ad uscire dai nostri labirinti interiori e a diventare più forti. Quindi, sì, sì nel, nel 2000, non solo possiamo ancora credere al tarocco, ma per quanto mi riguarda, eh, auspico che ci si creda ancora di più. Ma non perché io voglio mettermi a fare il cartomante, auspico che ci si creda di più perché è un linguaggio talmente universale che, che difficilmente eh, si, si potrà rapportare a un periodo pur sterile di spiritualità come questo. Voglio dire. La morte come archetipo ha millenni dietro le spalle. Che vuoi che gliene freghi della tecnologia di oggi? L'archetipo della morte è l'archetipo della morte. Quindi bisogna porsi delle domande di fronte a questo archetipo. La trasformazione, l'evoluzione, lo svestirsi di un vecchio modo di essere in virtù dell'accogliere una trasformazione. Insomma, è un linguaggio che... Che secondo me è molto funzionale all'oggi molto molto utile più che Marco per quelli che credono naturalmente nella cartomanzia poi io parto sempre sul suo posto e non smetterò mai di dirlo che uno può credere a quello che vuole può credere anche alla mucca Carolina il problema è solo è solo suo no. però chi ci crede eh, si rivolge ai cartomanti ci va con, anche con fiducia cosa dobbiamo dire a queste persone per farle capire come distinguere un cartomante serio poi da un truffatore. E poi, insomma, come in, tutti, come in tutti i mestieri, ma soprattutto in questo genere di mestiere, i truffatori poi pullano. Questo bisogna dirlo con grande onestà. Allora, mh, sì, ci sono tanti truffatori, ci sono tanti improvvisati, ci sono, però, anche tante bravissime persone, molto competenti e molto capaci, e qualcuna ne conosco anche. Eh, dunque, come possiamo fare? Secondo me un buon cartomante deve avere delle qualità e queste qualità, alcune le ho dette prima, sono una forte empatia, ma anche la capacità di eh, riuscire a sapere quando frenare questa empatia e quindi quando diventare osservatore esterno di una situazione. Oppure quella di avere comunque la vocazione ad arricchirsi sempre a livello intellettuale quindi a conoscere ma c'è anche da dire che un buon cartomante è colui che non è assertivo ovvero colui o con lei se si tratta di una donna che non ti dice il tuo futuro è questo il buon cartomante ti dice le energie o le situazioni o comunque mi stanno dicendo che sei diretto diretta verso questo cosa puoi fare cosa non puoi fare cerca di darti degli spiragli non ti punta mai il dito dicendoti il bene e il male eh, netti, il bianco e il nero netti, eh, ti, dice sempre, ti dà sempre comunque un margine, un ventaglio di interpretazione, un modo per lavorare su te stesso, per lavorare su quello che esce dalle carte. Quindi è innanzitutto una persona anche che dialoga, un buon cartomante, ma è anche una persona che eh, non si mostra troppo... Questo, anche questa domanda mi fa piacere perché mi permette di parlare di una cosa molto importante. Non si mostra troppo sensibile a quelle che sono le pretese del consultante. Se il consultante si mostra troppo ossessivamente eh, attac attaccato al, al farsi fare predizioni, eccetera, fino magari al rischio di sfociare in una dipendenza, il buon cartomante è quello che sa dirgli basta anche per il tuo bene io qualche calcio l'ho dato a qualcuno che mi diceva guarda mi chiamava mi diceva se non mi fai tarocchi sto male bene non te li faccio perché non puoi dipendere da un cartomante quindi il buon cartomante è anche colui che non crea dipendenza e colui che sa dire anche basta colui che sa dire anche guarda stai abusando stai proiettando le tue aspettative fuori da te nel solito dio nel solito diavolo e non stai vedendo il tuo potenziale, non stai lavorando su di te, ti ho dato gli strumenti, quindi il buon cartomante è onesto anche su questo, non mira a creare dipendenza, non mira a, a, ad avere una, un, una corte di clienti che mensilmente magari lo chiamano per, per dargli fondamentalmente l'onorario. Eh, mi perdono, dobbiamo, dobbiamo fermarci per la pubblicità, però cioè, riprendiamo fra un paio di minuti. Eh. Siamo nuovamente in compagnia di Marco. Ecco Marco mh, ci ha spiegato tante cose, tante cose tutte molto interessanti, soprattutto come fa poi uno che crede nella cartomanzia a capire se il cartomante è serio oppure è un truffatore. I consulti di cartomanzia, è bene che, che vengano svolti con la persona davanti oppure c'è una differenza nel farle... In studio o a distanza per telefono? Beh la differenza è notevole ovviamente. Io quando facevo le le carte qui alle feste di paese con le persone c'è un'energia tutta diversa, quindi di conseguenza c'è anche quello che viene fuori è sicuramente molto più profondo, molto più sicuramente c'è un'interazione molto più più fisica, si riesce a percepire di più della persona e quindi si riesce a intessere maggiormente un dialogo. Ma può essere funzionale anche addirittura la, la lettura delle carte tramite telefono, tramite videochiamata. Questo, in questo ci viene in aiuto anche l'astrologia, perché la, la particolarità dei segni zodiacali, che comunque anche lì non sono i segni, bisognerebbe fare tutto un discorso che ora non faccio, eh, sintetizzando, sono un po' gli all'ascendente, il decano sotto cui si nasce, cioè c'è anche lì c'è una ricerca dietro che non è, semplice, non è semplicemente il segno zodiacale. Permettono di poter cogliere eh, un 60-70% dell'energia della, della persona anche attraverso quella che è una telefonata o meglio una videochiamata. È ovvio che anche qui bisogna stare attenti perché poi internet è una giungla, eh, il cellulare a maggior ragione è una giungla, quindi... Anche in questo caso bisogna un attimino stare attenti prima di contattare un cartomante e comunque cercare di capire quanto quella persona è seria o meno. Però sì, 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 le letture si possono fare. Io ho un riscontro anche abbastanza positivo dalle letture fatte eh, via telematica, non del 100% perché poi nessuno non, non, non sono Dio, <ride> però... Non sono onnisciente, però però un buon 80 per cento 85 per cento un riscontro positivo beh un risultato direi ottimale ce l'ha messo tanti altri professionisti risultati così mi, <ride> sarebbe, mi sarebbe da applaudire dalla mattina sera ecco le voglio chiedere le persone poi che si rivolgono ai cartomanti sono sempre più numerose e soprattutto senza distinzione di ceto sociale ecco in base alla sua esperienza, chi è il cliente che chiama più spesso Marco d'amore? È sempre la prima causa, non si, assolutamente. E il mal d'amore ultimamente sta diventando anche eh, mal di triangolo, che è una cosa molto diffusa. Chi è la persona che ha che si rivolge al cartomante quindi è di solito una persona che cerca una sicurezza e quindi da qui viene il mal d'amore o viene l'insicurezza economica o viene comunque la paura del futuro che sono poi le prime tre cose per cui si rivolge a un cartomante di solito e di solito è una, una persona che ha comunque dentro di sé delle insicurezze dovute non tanto a quella che è la propria indole caratteriale magari, ma quella che sono gli eventi che eh, gli si sono gli sono magari più addosso. Ora, questo fa sì che anche la persona più forte, anche la persona più determinata, anche la persona con l'indole più guerriera alla fine si trovi disorientata e abbia necessità di avere un portolano che la guidi al passo successivo. E quindi di conseguenza e pensa fra le varie opzioni di poter fruire di una lettura di cartomanzia per riuscire a cercare un orientamento a quella che è la, la sua situazione. Poi ci sono anche quelli che in realtà vorrebbero eh, eh, tutto già pronto, ovvero devi fare così, devi fare così, ma quelli quando vengono da me gli dico guarda, eh, io non, 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 non do istruzioni, non do precetti a nessuno quindi non sono il Papa. E, e quindi chi è la persona che si rivolge al cartomante? È fondamentalmente una persona che in quel momento è smarrita e ha un'insicurezza di fondo. A volte questa insicurezza, ripeto, è momentanea, è dovuta ad eventi che comunque ci hanno fatti soffrire, a volte invece è proprio caratteriale. Quindi a volte eh, più che del cartomante ci sarebbe bisogno dello psicologo. E quindi a questo proposito io dico sempre ai miei, alle persone che mi si rivolgono, guarda, le carte sulla salute, sia eh, fisica che psichica, le fa il medico, non le fa il cartomante. E questo è molto importante. E, e infatti a tante persone io ho consigliato comunque di intraprendere percorsi psicologici con dei professionisti in grado di... Eh, dare risposte più complete di un semplice orientamento dato da una lettura divinatoria. Sì, questo ha fatto bene a puntualizzarlo, perché lei è stato molto onesto a farlo. Oltre all'amore, eh, all quali sono le, le altre domande più gettonate? Sono, sono le tre S de, del, del Faust: Sesso, soldi e successo. Eh, sono queste fondamentalmente, le persone, specialmente ecco, in questi casi le persone che hanno più insicurezza tendono a, a fare, a cercare di, di, di avere sicurezza dalle carte, a cercare di avere conferma dalle carte che comunque queste tre S riusciranno a guadagnarsele tutte. Quindi di fondo c'è una, una vocazione alla, a migliorarsi, a stare meglio, eccetera però di fatto spesso c'è la, la mancanza di un vero percorso su se stessi che riesca poi a, a, a innescare la scintilla per, per raggiungere poi un, una, una condizione migliore, quindi per trovare la famosa abbondanza de, di queste tre S. E quindi i, le richieste poi fondamentalmente le, le principali vertono intorno a questo, quindi la prima in assoluto è l'amore, la seconda è la, la risorsa economica con tutto ciò che ci gira intorno attenzione non il lavoro il lavoro di solito va dopo cioè i soldi più utili a chissà dove non si sa però comunque questo è eh, l'amore ovviamente comprende anche i rapporti trasversali, i famosi triangoli eh, oppure i ritorni sperati che, che poi in realtà non ritornano mai perché tu glielo dici, gli dici guarda però tu devi andare avanti ma, ma mi vuole bene e eh, vabbè ti vuole bene eh, e poi la terza di solito rappresenta un po' quello che è la realizzazione personale. Quindi il successo, di riuscire comunque a, a realizzarsi, a trovare casa, a, trovare, eh, a realizzare i piccoli grandi sogni. Poi viene il lavoro. Il lavoro di solito lo mettono in quarta parte. Insomma, il successo alla base di tutto è i soldi. Sì, sì, fondamentalmente sì. C'è una grande avidità di fondo. Non si sa da dove debbano arrivare i soldi, però insomma, uno spera sempre che arrivino i soldi. Beh, è un modo un altro per trascorrere dei momenti felici da pensare <ride> che la manna arrivi dal cielo. Senza. Naturalmente è una domanda banale, ma gliela devo fare. Cioè, la lettura dei tarocchi ha un costo. Ecco, si va a offerta oppure esistono delle tariffe? Allora, mh, ci sono per i professionisti ovviamente delle tariffe ed è giusto che ci siano perché il professionista è comunque una persona che eh, appunto come diceva lei in, in inizio era, è, è scosato a un albo, è a un albo, cosa che ripeto sto avviando anch'io tutte le pratiche e quindi di conseguenza... È giusto che abbia una tariffa. Si auspica che questa tariffa non sia esorbitante, perché se no diventa una cosa che non ne vale. Per quanto riguarda invece la lettura dei tarocchi, in sé è un concetto che è bene spiegare. Anche questo il tempo: benché io abbia citato prima il libro di Rovelli che dice che il tempo non esiste, il tempo è comunque energia. Se io dedico il mio tempo a qualcuno. Dedico le mie energie a quel qualcuno, quindi è giusto che quel qualcuno simbolicamente mi eh, ridia un qualcosa di, che, che vada a compensare questa, eh, queste energie che io ho speso. Ecco, nel mio caso in particolare, quando io facevo le letture qui alle feste di paese, eh, chiedevo sempre un'offerta e di solito poi la gente mi diceva ma non so quanto devo darti e io dicevo che valore dai alla, alla tua vita che sogna la domanda che mi stai facendo ovviamente non un valore immenso però eh, che valore dai a questo momento di speranza ecco quello è la somma giusta e magari c'era chi mi lasciava 5 euro chi 3 euro, chi 10 chi in uno slancio di generosità 20 eh, però questo è l'approccio ehm, la, la, giusto l'approccio corretto secondo me poi è chiaro che un professionista che eh, ne fa un lavoro e eh, deve comunque pagare de, delle, delle tasse in base a quello che eh, è chiaro che deve avere comunque una tariffa che, ripeto, si auspica, non sia esorbitante. La cartomanzia è una delle forme di divinatorie sicuramente tra le più osteggiate, soprattutto dalla Chiesa. Ecco, se mi ha chiesto lui il motivo per il quale la Chiesa osteggia così tanto e così profondamente, con, con forza, le cartomanti, i cartomanti. Allora, fondamentalmente, la, il precetto di non ricorrere alla divinazione è contenuto nei, nei libri veterotestamentari come il Deuteronomio, eh, dove ci sono tutti i vari precetti, e eh, dove dice che uno non deve cercare di interrogare sul futuro. Ora, la, cito a memoria la frase semplice, non me la ricordo. Diciamo che la cartomanzia viene osteggiata dalla Chiesa già agli albori della diffusione delle carte già come, come carte da gioco, I, i sermoni famosissimi di Bernardino da Siena, in questo senso, sono eh, veramente lui organizzava roghi di carte, roghi di, di, di roba per divertirsi, quindi comunque l'ostilità lo da parte della Chiesa c'è sempre stata, sia sul lato ludico che sul lato divinatorio. Sul lato divinatorio, con ogni probabilità, io... Alla luce degli studi che ho fatto, un po' quella mia convinzione è quella che, siccome comunque alla fine, eh, cercando di indagare il nostro futuro, si dà una sorta di. si toglie una sorta di, di, di onniscienza al divino. Quindi il divino non diventa più colui che, come diceva Agostino, ha la prescenza delle cose, quindi comunque riesce a sapere, in, e comunque dà, concede all'uomo, nonostante questa sua prescienza il libero arbitrio di poter camminare, e quindi gli pone davanti tutte queste vie di realizzazione, belle o brutte che siano, che poi lo portano a camminare, a crescere. Ma la divinazione, essendo comunque una cosa che eh, cerca di rompere, di forzare questa, questa prescenza di Dio, e quindi anche di trascendere un attimino quello che è eh, la volontà di Dio di metterci davanti il libero arbitrio può aver fatto pensare all'aspetto alla, all divinatorio un po' come una cosa che non era lecito fare. E c'è anche da dire che poi, con l'andare del tempo, la divinazione divenne prettamente diabolica. Però è anche vero, e altresì vero, che eh, molti testi magici o divinatori fondamentalmente ci sono stati tramandati da ecclesiastici. In questo senso.. C'è una. non mi ricordo chi è l'autore, però è stato pubblicato di recente il Dialogo Miracolorum di, di Cesario di A, da Eisterbeck, dove praticamente racconta tutto il capitolo su, sulla, sulla demonomania e sulla divinazione, eccetera, eccetera. Alla fine è fatto solo di dichiarici, di sacerdoti, che erano coloro che poi alla fine sapevano scrivere, sapevano leggere. Quindi c'è un po' anche questa ambiguità, c'è sempre stata da parte della Chiesa nel. Eh, o comunque da parte delle religioni rivelate, eh, in realtà Perché dire chiesa sembra di dare la colpa solo eh, delle religioni rivelate in generale, di porsi in contrasto con la divinazione in quanto la divinazione alla fine, oltre a togliere una sorta di eh, esclusiva sul futuro dell'uomo e della divinità, impone anche nel campo del, del dettame religioso quella che è l'agnosi personale del singolo e quindi di conseguenza non segue un canone ben preciso. Che rapporto ci potrebbe essere o c'è o ci sarà, non lo so, tra occulto e religione? Non parliamo della Chiesa cattolica, parliamo di religione in generale. Ecco, tra occulto e religione, che rapporto c'è e che rapporto potrebbe esserci? Ah, è una domanda molto <ride> importante. Allora, il rapporto c'è stato sicuramente nel passato, come dicevo, in quanto le suggestioni occulte sono presenti eh, in tutte le religioni, eh, ripeto, non solo in quella cattolica o in quella cristiana, sono presenti in tutte le religioni. Quindi di conseguenza, i, i famosi preti che poi erano anche negromantici sono un po' dappertutto. Ma il rapporto è molto ambiguo perché poi di conseguenza. Eh, la religione ha anche dei lati misterici, dei lati più approfonditi, che di conseguenza possono andare ad originare situazioni di carattere liminale. Per esempio, lo vediamo senza fare accenni, senza fare in molti culti di santi, eh, dove avvengono ancora oggi miracoli che vengono creduti reali, che sono fondamentalmente atti magici, oppure anche in. Eh, eh, Alcuni, alcune storie di santi che si sovrappongono in maniera incredibile a storie precedenti, magari venute da culture completamente diverse dalle nostre e che riguardano le suggestioni occulte, eh, insomma, che sono di natura occulta, il cui insegnamento è di natura occulta e che sono state un po' ricucite, raberciate in modo da formare un insegnamento coerente. Quindi il rapporto c'è, è sempre stato ambiguo, è sempre stato cavalcato a metà osteggiato di facciata ma in realtà eh, molto ecco mi viene a mente ora lo dico in realtà molto un po coltivato in segreto faccio un esempio io mi sono occupato di tradurre eh, quello che è il commentario alla sfera di cecco d'ascoli dal latino allora è molto interessante che cecco d'ascoli sia passato alla storia come un eretico il cui insegnamento non doveva essere divulgato eccetera eccetera se voi fate una ricerca sulle eh, biblioteche che hanno digitalizzato i manoscritti eh, delle, degli archivi ecclesiastici o, dei, o comunque delle biblioteche legate a personaggi, non ce n'è uno che non abbia eh, la, la sfera di Sacro Bosco col commento di Cecco D'Ascoli. Quindi in realtà fondamentalmente il rapporto c'è sempre stato ambiguo e presente. Purtroppo Marco il tempo sta, sta volando via, ci sono rimasti eh, pochi minuti. Io volevo chiederle una cortesia vuole darci una dimostrazione in diretta facendo una stesa su cosa su come andrà la nostra economia e se ci sarà una ripresa e quali saranno eventualmente i tempi anche se abbiamo detto che poi con le carte i tempi sono sempre pochi minuti ma una stesa la facciamo userò un mazzo di carte molto bello detto tarocchi di carlo VI che è un mazzo ferrarese rinascimentale molto bello quindi vediamo un po' che cosa serva la la, la le, abbiamo detto l'economia italiana vero dei prossimi mesi quindi... Sì. Okay, ok vediamo un pochino come sarà quindi la mescolo allora estraiamo una carta speriamo ed abbiamo che... la luna speriamo di accontentare tutti Speriamo di accontentare tutti. Ne astraiamo una. Abbiamo la Temperanza. Ed infine ne astraiamo la terza. Ed abbiamo l'Eremita. Allora sono tre carte importanti. La luna ci va a dire di una fase che si sta chiudendo, ma ci va a dire anche di possibili. Eh, vediamo un po' se riesco a farvele vedere. Di possibili. Eh, cose che devono ancora comunque venire alla luce quindi di un percorso che ancora non si è chiarificato del tutto che è ancora in fase di definizione con sorprese che possono forse apparire eh, scalini importanti da seguire quindi scalini che richiedono decisioni difficili anche alla luce delle de situazioni pregresse perché la luna rappresenta anche questo tuttavia è un portale iniziatico che una volta trasceso attraverso una carta di come era la seconda la temperanza ci va a dire che le prospettive a lungo termine sono non solo eccellenti ma rappresentano anche un riequilibrare poi notate anche come questa temperanza anche a livello iconografico ricordi un po la, la forma vedete qua su sembra un po la, la forma se tagliate l'immagine qua dello stivale un pochino succede anche questo bisogna anche essere molto mh, pronti a cogliere quelle piccole grandi assonanze visuali. E infine chiudiamo con l'Eremita, che è, ripeto, la carta saturnina, quindi anche la carta dell'amministratore di ricchezze, che può far riferimento anche a un banchiere o comunque a una persona esperta nel suo lavoro inerente alla cura, perché ritorna molto il simbolismo di Ermete, comunque il caduceo ermetico, ma anche la natura saturnina dell'amministratore di ricchezze. Ci vedo no, molto il nostro presidente Draghi. Eh, che nel, nel percorso intrapreso secondo me riesce alla lunga a, a curare un po' la fase del momento portata da questa luna che forse potrebbe destare non pochi, eh, non pochi problemi in un momento come questo e magari potrebbe serbarne in futuro. Ma la remita è una carta di, di pazienza, di studio, di costanza e di... E di passo sicuro quindi auguri presidente e, e grazie e, e, e diciamo meno male che abbiamo chiuso con l'eremita che è proprio colui che lentamente lentamente ma ci porta ad essere più solidi più forti e anche più saggi marco purtroppo il tempo non so se ci ha seguito io la ringrazio per essere stato con noi per aver spiegato in maniera così chiara eh, quella che è la professione del cartomante ma soprattutto come leggere i tarocchi di chi fidarsi della leggerezza con la quale poi ci ha fatto capire questo mondo sconosciuto da molti frequentato ma come tantissime altre cose molto frequentate e poco conosciute ecco io la ringrazio veramente veramente di cuore e penso che i nostri telespettatori siano molto contenti di questa di questa puntata ci vediamo la grazie prossima. ciao a tutti